4 agosto. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 1 Giovanni 4:8. Ama. Non ci sono mezzi termini nella parola di Dio, non ci sono vie alternative. La parola è una sola e deve essere accettata o rifiutata completamente. L'Apostolo Giovanni ci dice che chi non ama non ha conosciuto Dio. Non possiamo dire di conoscere Dio se non amiamo. Ma cosa significa conoscere Dio? Nella Bibbia il termine conoscere indica un rapporto intimo e particolare con un'altra persona. Nel libro della Genesi si parla di Adamo che conobbe Eva ed ella partorì un figlio. Il nostro rapporto intimo con Dio è qualcosa di più di una semplice conoscenza superficiale. Conoscere Dio significa comprendere quello che Lui vuole da noi, quello che Lui si aspetta da noi. Dio non si aspetta da noi offerte cospicue, non si aspetta sacrifici indicibili, non si aspetta qualcosa al di sopra delle nostre capacità. Si aspetta soltanto che noi lo amiamo con tutte le nostre forze e tutto il resto diventa una conseguenza logica all'amore che Dio ha messo in noi. Amare Dio significa fare la sua volontà. Amiamo noi?